straordinaria apparizione della Vergine Santa a Međugorje che cammina davanti a tutti i fedeli. Salve a tutti, carissimi. Oggi voglio parlarvi di un fenomeno straordinario che si è verificato a Međugorje e che è stato visibile a tutti. Esiste infatti un filmato che lo ha ripreso e tra poco vi farò vedere questo filmato. Che cosa è successo? È successo che, come ben sapete, insomma, chi è stato a Međugorje o chi ha visto i filmati relativi a questo luogo, si sa che davanti alla chiesa di San Giacomo si trova un piazzale dove si trova un altare per la celebrazione della Santa Messa e dell'Eucaristia coperto da una tettoia. Su questo piazzale si radunano i fedeli per assistere alla Santa Messa, alla preghiera di guarigione e di liberazione, quindi alla celebrazione dell'Eucaristia, anche all'adorazione eucaristica. È il piazzale dove si riuniscono i giovani e fedeli un po' di tutte le età. In occasione del Mladifest, il Mladifest che è appunto il festival che si fa, il festival della gioventù che si fa nel corso dei mesi estivi, in genere ad agosto, e quindi è proprio un luogo, diciamo, in cui in continuazione, ecco, si svolgono, come del resto anche nella chiesa di San Giacomo, tutta una serie di liturgie volte a onorare il Santissimo Sacramento, la celebrazione dell'Eucaristia, la Santa Messa, come del resto anche nella chiesa di San Giacomo. Cos'è accaduto? È accaduto che era in corso proprio in questo piazzale antistante appunto la chiesa principale, era in corso la celebrazione della Santa Messa, della consacrazione dell'Eucaristia, quando a un certo punto un telefonino che stava riprendendo il tutto ha ripreso anche in maniera molto riconoscibile la presenza di una sagoma vestita di bianco sulla tettoia di questa struttura che protegge l'altare. E questa sagoma ha iniziato praticamente a camminare lungo il bordo di questa tettoia. Lo si vede chiaramente, questa sagoma bianca che cammina sul bordo della tettoia. Contemporaneamente, in alto a sinistra, una figura che sembrerebbe dalla sagoma e dalle fattezze essere quella di un angelo. Vegliava su tutta la scena e quindi stava un po' più in alto a guardare, a vegliare su tutta la scena. Si tratta di immagini veramente straordinarie che lasciano senza parole e che in qualche modo rendono ancora più tangibile la presenza della Vergine Santa, in generale di appunto del soprannaturale nell'ambito di questo luogo che veramente è unico nel suo genere al mondo. Già quando si arriva a Međugorje, molti raccontano di avvertire proprio una pace soprannaturale. E quindi queste immagini ci danno proprio l'idea del perché, perché veramente sappiamo che la Vergine Santa, gli angeli sono ovunque, li si invochi attraverso la preghiera, però è chiaro, è evidente che Maria ha manifestato una sua predilezione per quanto riguarda la sua presenza anche fisica costante nell'ambito di questo luogo in cui i fenomeni sovrannaturali sono all'ordine del giorno, dalle scritte in cielo, alla pulsazione del sole, a tutta una serie di foto che ritraggono chiaramente la sagoma della Vergine Santa mentre veglia sui fedeli dall'alto. Oppure la sagoma della Madonna, i cui contorni sono perfettamente riconoscibili nei raggi solari o nel sole stesso.
E quindi ecco, non mi resta insomma che mostrarvi queste immagini straordinarie, sperando che rendano ancora più fervorosa la vostra fede e profonda, e profonda la vostra preghiera. Bene, carissimi, io mi fermo qui, vi lascio a queste immagini che sicuramente sarete ansiosi di visionare. Quindi buona visione e buona preghiera. A presto, carissimi. Santa giornata.